Sì, dai ragazzi, su, siamo pronti e siamo qui per un'altra parte di Super Paper Mario. Come avete capito, sono super carico. Però volevo cercare di beccare quel blocco. Ok, come potete vedere nella scorsa parte abbiamo preso Aya e abbiamo preso Luigi, che può saltare molto in alto. Sì, la regina Inferni a due parti fa ci ha chiesto di trovare sua figlia Farfa B. Ho fatto una cazzata. Fallallero trallalla. Vi ho appena detto chi è Farfa B. Fa niente. Ehi ehi ehi, questi piantacci ti congelano. Che maleducate. Oh, presto, non tardare, dolce principe. Ah, Mimisa, un omuncolo dal baffo torvo si presenta al mio cospetto. Non osare trattarmi con confidenza. Parla ora, cosa vai cercando qui? Sei venuto fin qui a cercarmi? Come se mi abbassassi a interloquire con un tal villoso apparire. Aspetto un bel principe, intesi? Considero solo principi. Ah, ma aspetta un attimo. Ah, sostieni di essere il principe Cardo incontrare? Bella questa, davvero. Bene, procediamo quindi a confermare il tuo lignaggio. Se sei l'eletto, di sicuro non ignori il mio nome. Sussurramelo. Se indovini, allora non potrò che ammettere che tu sei il mio predestinato. Farfa B, Bubi D, Farfa C. No, è Farfa B. Ah, ti ho smascherato, non mi chiamo Farfa... Cosa? Come sei giunto a conoscenza del mio nome? No, vuol dire che... Ahimè, qual sciagura. Arduo tollerare il sol pensiero. Il mio predestinato non può essere così attempato e sgradevole d'aspetto. Tornerò da mia madre. Benissimo. Adesso torniamo dalla madre. Madre. Ehi. Sono passato attraverso i ghiacci e non mi sono congelato. Non è roba da poco, ragazzi. Ok, torniamo indietro, facciamo tutta la stradina al contrario. Mi stavo chiedendo come si fa a raggiungere quei due tubi sullo sfondo. Sapete che io non l'ho mai fatto? Ah! Cappero. Chissà se si può, cioè nel senso, sicuramente si può, però chissà come si fa. Interessante. Ah! Ah, che culo. Molto bene, allora a colpi di testate saltiamo i tubi e ci dirigiamo dalla regina Infernia. Yes! Stavolta mi sento gentile, quindi pagherò 4 monete per attraversare sulla barca il fiume Stige. Allora noi gli diamo le monete. Grazie, partiamo subito. Il personaggio va da solo sulla barca e lei ci accompagna. Così non dovremo farci quella nuotata fastidiosa, lenta e umidiccia. Oh. E dovrebbe essere una specie di caronta. O magari un maschio. Voi dite che è un maschio? No, sarà una femmina sicuro. Caronte, caronta. Che ci porta sul fiume Stige, che in realtà è Stige nella Divina Commedia. Ciao! Ciao! Questo significa che la Divina Commedia è famosa in tutto il mondo e Dante era italiano, quindi io ne vado fiero.
Ah, alfine ti presenti, brutta creatura vigliosa. Ah no, era la farfalla. Non sei un principe, impostore, è stata mia madre a mandarti da me. E chi ha detto che sono un principe? Farfalla, che modi. Tutto questo non sarebbe successo se non ti fossi allontanata senza permesso. Presentate scusa a questi gentili uomini, subito. Va bene. Beh, mi spiace, però non ho mai visto tanti peli. Oh. Farfalla, eravamo tutti così in pena per te. Come vedete, la madre è buona, è la piccola che è bastardina. Mario, ti prego di accettare questo insegno della mia eterna gratitudine, ecco. Yeah, ha ridato l'energia al cuore puro. Quindi ora è utilizzabile. Ha ricevuto cuore puro rivitalizzato. Ho potere sulla vita e sulla morte. Ho usato il mio potere per riportare in vita questo cuore puro. Non so come tu abbia fatto a trovarlo, ma esso mostra che il fato è dalla tua parte. Custodiscilo con cura. A proposito, ti fa piacere sapere che il tuo gioco non è davvero finito. Per qualche ignoto motivo sei stato invitato nel mondo di giù quando ancora eri bello vivo. Se lo desideri posso farti tornare nel tuo mondo. Cosa vuoi fare? Torno. Allora ti farò tornare. Infernia, infernia, infernia. Oh, game over, game over, game over, game over, game over, game over, game over. Continua. Yes. Una scena con molto effetto, ragazzi, eh. Ok, passiamo tornati a svolta di là. Più precisamente sulla torre di svolta di là. Mario, sei vivo! Appena arriviamo noi, no, arrivano loro. Mario? Ho visto Dimitri darti il game over. Quando consigli ha detto che eri qui, ho pensato di venire a dare un'occhiata. Ma, wow, sei davvero vivo! Stai bene che mio fratello si rialza sempre in piedi, come me e del resto. E tu chi saresti? Le presentazioni è dopo, ora andiamo tutti a casa mia. Facciamo un festone. Avete fatto così, dunque? Yeah. Ehi, sono Luigi, sono il fratello di mio fratello, piacere. Il fratello di mio fratello, carino. Non ci siamo già incontrati? No, non mi pare proprio, ma... Un momento, che tu sia il quarto eroe della profezia. Ora che lo dici, ho trovato un paragrafo interessante nel Prophetus Lucis. Il settimo cuore puro avvicinerà due uomini, e quando tornerà la luce, la sua brillantezza indicherà la via per il quarto eroe. Sì, come detto consiglio, questo tizio in verde potrebbe essere il quarto eroe. Mario, non ho mai smesso di credere che sei ritornato. Scusate, ho sbadigliato, questo pezzo è noiosissimo. Ma, principessa Peach Bowser... Come procedere? Beh, se tu sei riuscito a tornare, forse anche loro ce la faranno. Ma ora pensiamo a trovare la colonna del cuore dove inserire questo cuore puro. E allora vado. Mi tengo Luigi, va. Anzi no, perché adesso devo comandare Mario. Ah no. Quando devo comandare Mario, scelgo Mario. Ok, andiamo. Bowser e Peach saranno anche loro da qualche parte nel mondo di giù? O forse nel mondo di su? Chi lo sa? Cioè, io lo so, però non voglio dirvelo. Perché sennò, che cacchiata è? Comunque li ritroveremo sicuramente più avanti, sennò... Sennò niente, però fidatevi di me che li ritroveremo. Ok. Torniamo a svolta di qua. Mi sembra. Mi sembra. Lo so, non era assicurante questo mi sembra, però non è che mi posso ricordare tutto, sono tutte colonne del cuore a memoria. Dopotutto è da tanto che non gioco a questo gioco. Adesso di sicuro mi farò uno di danno, quindi pazienza. Ah, ah, mi sono fatto male in volo, era proprio figo. Mm-m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 m
Vabbè, no, niente, sono andato in 3D perché volevo vedere una cosa, ma fa niente. Intanto saliamo, perché di sicuro con il cuore sarà sopra. O forse sotto. Vabbè, speriamo che sia sopra, va. Saliamo. Non so perché, però voglio farlo. Mi sono chiesto anche l'altra volta che sono venuto a svolto di qua, chi fosse costui. Tu chi sei? Oh, mi sorprende che tu mi abbia trovato. Mi chiamo Pepito, sono l'indifesso saldatore che costruisce tubi. E mi hai pensato, ah, ci metto troppo per andare dall'altra parte della città. Beh, anch'io, per questo dedico la mia vita a costruire tubi utili per il trasporto. Ho ispezionato la zona e potrei creare un tubo fino a svolta di là. Buono, questa non la sapevo. Che ne pensi? Tu coprirai le spese per il materiale e la manodopera. Che tubo vorrebbe, ma non mi sembri molto abbiente. Facciamo 300 monete? Allora, fare fatto, pagherò. Quindi paghiamo 300 monete. Hai scelto bene, mi metto subito a lavorare, tu stai alla larga. E così costui crea un tubo, che porta a svolti di là. Vi giuro che non lo sapevo, l'ho scoperto solo adesso. Che forza. Questo tubo è accessibile 24 ore al giorno, 365 giorni nell'anno, usalo quando vuoi. Le persone sagge sono sempre le più efficienti. Hai preso la decisione giusta? Beh, io me ne vado. Anch'io. Oh, ecco. Ok. Dopo questa interessantissima digressione, proviamo ad andare qua e vediamo che cosa c'è. Ah, no, non voglio perdere uno di... questa mi è piaciuta. Vediamo qua, che cosa c'è. Ma... un cuore che flutta nell'aria, sembra un cuore puro, ma cos'è? Interessante. No, questa è particolarissima. Probabilmente qui emergerà una colonna del cuore, qualcosa del genere. Allora andiamo dall'altra parte, proviamo ad andare nel tubo. Ottimo. Super. Bene. Super. L'altra volta abbiamo svoltato, vediamo cosa succede se non svoltiamo. Entriamo nel tubo. Inderzand. Distruggiamo questo blocco, questo blocco con Martolomeo. Non ha fatto apparentemente nulla. Mica che forse bisogna... bisogna usare Luigi per scalare la parete. Bene, benissimo, benerrimo. E così si apre la porta per il settimo mondo. L'ultimo, finalmente siamo in dirittura d'arrivo per la fine del gioco. Questo è il settimo, ci è rimasto solo un cuore puro da trovare. Dobbiamo agire in fretta, dobbiamo fermare quel Blumiere. Cosa ho appena... Blumiere? Un momento, ma chi è Blumiere? Cosa sto dicendo? Si capisce sempre di più, eh? Ormai la storia è evidente se avete seguito tutto il walkthrough con attenzione. Avete capito chi è Farfalà? Avete capito chi è Blumiere? Ebbene sì, sono proprio loro. Ad ogni modo io vi saluto qui. Nell'ultimo mondo ci torneremo, cioè ci andremo nella prossima puntata. Ciao ragazzi, ci vediamo in giro.